Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi, se non succede qualche altra calamità naturale, cercheremo di capire insieme in 3 minuti come realizzare queste semplicissime buste che qui potete vedere in varie fantasie. Sono realizzate con dei pezzi di carta da 15x15, nel mio caso è carta da origami, ma non posso dire che la tecnica è puramente origami, in quanto necessita di un po' di colla, che sia colla del tipo a stick, che sia colla di qualsiasi tipo, necessita per sicurezza di un po' di colla. Vedete, io ne ho già realizzate un po', possono portare bigliettini, possono portare appunto biglietti di invito, biglietti di ringraziamento, possono anche portare piccoli oggetti. Per realizzare la nostra busta ci serve un foglio di carta di 15x15, nel mio caso si tratta di carta per origami, quindi con una grammatura abbastanza leggera. Ok? Girate la carta verso di voi, cioè la fantasia va contro il tavolo, ed eseguite per prima cosa quattro pieghe, cioè quattro pieghe, due pieghe che dividono in quattro il vostro foglio. Dopodiché portate le punte verso il centro, una, due tre. Come potete vedere, la busta è già quasi formata, gli manca un piccolo particolare, se ci fate caso. Ok? E a questo punto riaprite la busta e il quarto vertice, quello che non abbiamo piegato al centro, lo andremo a piegare qua, nella metà. La metà che è segnata dalla piega che avevamo fatto precedentemente, quindi la andiamo a portare qua. A questo punto ripieghiamo i nostri precedenti vertici, ma fate caso, li pieghiamo in base alla nuova piega eseguita ed andiamo a piegare l'ultimo angolo che avevamo eseguito, andando poi infine a riportare il suo spigolo verso la metà della linea precedente. E qui andiamo a insomma, fare un'azione che non è propriamente origami, quindi a utilizzare della colla per andare a bloccare i due vertici e per andare a bloccare questa porzione. Questa cosa la facciamo soprattutto perché se fosse un biglietto consegnato a mano, se fosse un biglietto, questa colla adesso vedete che si muove, ma perché è una colla vinilica. Quindi ha necessità di un po' di tempo di asciugatura, e se fossero biglietti che andiamo a consegnare a mano, si andrebbero a chiudere da soli senza necessità di colla. Ma se sono invece biglietti che devono durare magari in viaggio o devono durare del tempo per qualsiasi motivo, è importante aggiungere la colla. Ecco qua la nostra busta, spero che vi piaccia. Qua ce ne sono già un po', e un'idea veloce e carina. 3 minuti per una busta in carta, fai da te. Ciao ciao da Raburu. Iscrivetevi al canale e se mettete la campanellina vedete cos'altro combino. Ciao!